Autobus esce fuori strada in Lunigiana, trasportava studenti delle superiori, necessario l'intervento di due elicotteri. E neosindaci di Sarzana, Carro, Porto Venere e Maesana, colloquio con il prefetto, un punto sulle prossime sfide. 2 giugno tutto esaurito, in prefettura un vertice per regolare i flussi nelle Cinque Terre, rete ferroviaria italiana aumenta i controlli. Il sinodo domani alle 18.30 nella cattedrale di Cristo Re, la messa presieduta dal vescovo Palletti. Si conclude con un concerto di oltre 200 studenti all'anfiteatro delle Alpi a Fossi Termi, il progetto Note della Terra. Buonasera e ben ritrovati con il TLS Giornale. In apertura all'incidente che questa mattina ha coinvolto un bus in Lunigiana in località Tecchia Rossa tra Pontremoli e Zeri. Il mezzo è uscito di strada e al suo interno trasportava 22 persone, la maggior parte studenti delle superiori dell'Istituto Belmesseri. Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Secondo le prime informazioni, gli studenti sono riusciti ad uscire dai finestrini, mentre l'autista rimasto inizialmente incastrato è stato estratto solo in seguito ma cosciente. La maggior parte dei ragazzi ha subito lievi contusioni, mentre tra i feriti più gravi ci sono stati un ragazzo politraumatizzato che è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa, una donna e un altro ragazzino portati invece con l'elicottero Drago dei Vigili del Fuoco all'ospedale di Massa. E sempre la cronaca, un principio di incendio in un appartamento in Scalinata Sella. L'episodio risale alla serata di ieri, quando per dinamiche in fase di accertamento il fumo ha invaso l'abitazione. Stando a quanto si apprende, avrebbe cominciato a propagarsi dalla stanza da bagno. Non sarebbe da escludere che la causa sia dovuta al malfunzionamento dell'impianto elettrico. Non ci sono stati feriti e gli inquilini hanno rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto erano presenti Vigili del Fuoco, la pubblica assistenza della Spezia e le forze dell'ordine. Molte auto sono rimaste incolonnate in via 20 Settembre, rimasta chiusa fino al termine degli interventi di spegnimento e sicurezza. E cocaina spacciata in strada mentre il complice faceva da vedetta sul terrazzo di un appartamento. È quanto accaduto in zona Mazzetta. I protagonisti sono due uomini trentenni. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due erano già tenuti sotto controllo quando nella serata di ieri sono stati visti dagli agenti mentre uno cedeva una dose di sostanza a due ragazzi e l'altro controllava la scena dal balcone della casa dove risiedevano. Proprio all'interno di quell'abitazione di Mazzetta gli agenti hanno trovato e sequestrato 60 grammi di cocaina e 24 confezioni già pronte, oltre a 800 euro in contanti e un bilancino elettronico. Per i due è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre i due ragazzi che avevano acquistato la cocaina sono stati segnalati come consumatori. E ora cambiamo argomento. Sarzana, Carro, Maesana e Porto Venere, i neosindaci di questi comuni, hanno incontrato questo pomeriggio il prefetto Inversini nel Palazzo del Governo per un confronto sulle sfide che li attendono nei prossimi 5 anni. Il servizio di Vimalcarlo Gabbiani con le immagini di Sergio Diofili. I 4 sindaci di Sarzana, Carro, Porto Venere e Maesana, eletti lo scorso 15 maggio, hanno incontrato questo pomeriggio il prefetto. Un incontro cordiale in cui ai primi cittadini sono stati fatti gli auguri di buon lavoro. Un incontro di conoscenza, perché abbiamo 5 anni da camminare insieme. La prefettura e il prefetto sono vicinissimi ai sindaci. Il messaggio che doveva passare è che noi ci siamo e che direi il futuro è nostro. Abbiamo degli obiettivi importanti, soprattutto quelli del PNRR, abbiamo l'obiettivo che è di sempre di garantire la sicurezza e la convivenza civile, dobbiamo lavorare tutti insieme. La fascia tricolore che reca il simbolo della Repubblica e del Comune è il segno distintivo del sindaco. Indossarla, magari per la prima volta, è una grande emozione e uno stimolo per servire al meglio le proprie comunità. Per me è un'emozione grandissima. Non ho ancora avuto il piacere di farlo perché lo faremo sabato prossimo con il giuramento che si pone in mano insomma, delle istituzioni e per me è un'attesa che in qualche modo mi fa star bene. Ecco. Da neo eletta una grande emozione e mi auspico che il confronto collaborativo con tutte le istituzioni sia costruttivo per lo sviluppo, uno sviluppo migliore per il territorio.
È un grande orgoglio, una grande responsabilità e sono molto lieta oggi di avere ricevuto anche gli auguri del signor prefetto, che in realtà è una straordinaria donna. Abbiamo insomma questa fortuna, un sindaco donna, un prefetto donna, un questore donna e anche il nostro vice questore, la dottoressa Cicariello, è una donna. C'è una grande sinergia e sono sicura che il percorso di collaborazione istituzionale con loro, ma anche di vicinanza umana, continuerà e lavoreremo in grande sinergia. Anche per chi ha occupato i ruoli più alti della Repubblica, fare il sindaco di un piccolo comune è una sfida affascinante e ricca di soddisfazioni. Sì, la vera politica credo che sia proprio quella di fare gli amministratori nei comuni e in particolare nei piccoli comuni. Credo che ci si debba impegnare a rimboccare le maniche e noi lo facciamo, credo non solamente solo io. E d'altra parte il nostro territorio è ricco di piccoli comuni, devono essere difesi. Qualcuno a volte dice li aboliamo, no, bisogna difenderli, certo mettendo insieme risorse, non sprecando niente, però garantendo un'identità che nasce dal basso, che è poi lo scopo vero di un sindaco che faccia l'allenatore, ecco, non deve comandare lui, deve coordinare una squadra. In vista delle alte affluenze previste nel prossimo ponte, dal 2 al 4 giugno ritorna il senso unico sul sentiero verde-azzurro nel tratto da Monterosso a Vernazza, ma nella sola fascia oraria dalle 10 alle 14. A comunicarlo è il Parco delle Cinque Terre. Sul sito dell'ente è possibile scaricare la web app con la mappa dei sentieri. E Rete Ferroviaria Italiana ha istituito un nuovo servizio di gestione dei flussi dedicato in esclusiva ai viaggiatori nelle stazioni delle Cinque Terre. L'obiettivo, fa sapere la società in una nota, è migliorare la qualità e la sicurezza del viaggio. Nelle 8 stazioni da Levanto a Spezia saranno fino a 23 le persone coinvolte in questo progetto. Il personale è dipendente da società esterne a cui è stata appaltata l'attività per tutto il periodo estivo e offrirà un supporto di orientamento ai viaggiatori in transito nelle stazioni in contatto con le forze dell'ordine. Questo è solo l'inizio di un percorso che vuole nel medio termine mettere in sicurezza e rendere ancora più confortevole un viaggio in quelle splendide località, ha commentato l'assessore regionale ai trasporti Augusto Sartori. E rimaniamo sulle Cinque Terre perché anche il prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, ha accolto con favore la scelta di Rete Ferrovie. Inoltre, in un comunicato ha specificato che nei prossimi giorni l'ente parco delle Cinque Terre aprirà un infopoint al terminal crociere con lo scopo di fornire maggiori informazioni ai croceristi, comprese quelle legate al migliore utilizzo della tratta ferroviaria. Le guide e i tour operator consegneranno a breve un documento con le proposte per migliorare la gestione dei flussi, si legge nella nota della prefettura. La decisione è stata presa al termine di una riunione che si è tenuta oggi al Palazzo di Governo, alla quale erano presenti anche il dirigente del compartimento Polizia Ferroviaria di Genova, Bianca Venezia, il direttore del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Patrizio Scarpellini, il general manager di Spezia Carrara Cruise Terminal, Daniele Ciulli, e i rappresentanti delle associazioni di categoria, oltre a Trenitalia e Rete Ferrovie dello Stato. E 2 giugno da tutto esaurito nella provincia spezzina, prenotazioni in largo anticipo. Confcommercio La Spezia conferma i dati nazionali di Federalberghi. Registriamo un tutto esaurito nelle strutture ricettive con prenotazioni in largo anticipo, almeno di un mese prima, ha dichiarato il presidente di Federalberghi La Spezia, Valerio Beghè. Per quanto riguarda la nazionalità dei turisti, nel complesso c'è un equilibrio tra italiani e stranieri. Alle Cinque Terre prevalgono le visite dall'estero, con un appena 25% di italiani. Situazione inversa nelle zone interne e nel Golfo. Questo quadro mette in luce nuovamente la consapevolezza che il turismo sia per la provincia spezzina volano e settore trainante dell'economia, conclude Beghè. Cambiamo argomento. Le tecniche di ascolto di indagati e testimoni nella pratica di polizia giudiziaria sono state al centro di un convegno che si è svolto questa mattina nel Salone di Teleligure Sud. L'incontro è stato organizzato dal Nucleo Interforze della Spezia e dall'Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale. Per noi Vima Carlo Gabbiani con le immagini di Raffaele Maulella. Importante convegno questa mattina nel Salone di Teleliguria Sud su le ripercussioni, gli effetti del decreto Cartabria sull'investigazione indiretta della polizia giudiziaria.
Buongiorno, come ASAPS, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, abbiamo avuto il piacere di essere ospiti presso la vostra sede in questo convegno e la ringrazio di averlo definito importante. In buona sostanza abbiamo e stiamo ripercorrendo in questa mattinata un po' quelle che sono le tecniche che deve adottare la polizia giudiziaria nel momento in cui ascolta le vittime di delitti o nel momento in cui si approccia ad ascoltare gli indagati nei procedimenti penali. La riforma che è avvenuta con il decreto legislativo 150/2022 ha inciso abbastanza notevolmente sulla procedura penale, tant'è che in questi momenti di formazione cerchiamo di fare poi dei focus anche su quello che è l'approccio e la tecnica dell'intervista sia dell'indagato ma anche e soprattutto delle vittime di reati. Soprattutto sugli interrogatori la persona comune ha un'iconografia, fa riferimento ad un'iconografia da film con la luce puntata sull'indagato, la stanza buia. Ecco, qual è la realtà invece? La realtà è che quello che nei film, lo vediamo nei film, la cinematografia ci ha dato tante scene che devono restare nei film. La realtà è che si tratta di approcci che devono essere effettuati seguendo le regole che ci dà la procedura penale, in ambienti assolutamente sereni, in cui intervistato e intervistatore si trovano a fare diciamo il loro mestiere, insomma il teste deve fare il suo mestiere di rispondere magari il più oggettivamente possibile secondo quello che è il suo ricordo, e l'investigatore deve trarre tutte le possibili informazioni da quello che riceve nell'ambito di queste testimonianze. E domani alle 18.30 il Vescovo Palletti presiderà nella cripta della Cattedrale di Cristo Re una messa per l'Assemblea Sinodale. Momenti di preghiera analoghi a conclusione del mese di maggio si tengono in tutte le diocesi su indicazione della Conferenza Episcopale sul tema del Sinodo. 5 musei in un castello, dal 12 giugno al 7 luglio i musei civici della Spezia si ritrovano tra le mura medievali al Castello San Giorgio per dare vita ad una serie di laboratori dedicati ai bambini. Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Ritornano i musei per i bambini con l'estate, un evento che ha i presupposti per essere un grande successo. Sì, assolutamente. 5 musei nel Castello San Giorgio, un'emozione per tutti i bambini, un motivo importante di conoscere la nostra cultura, la nostra storia, giocando, e quindi un modo un po' diverso rispetto alla didattica tradizionale. I nostri conservatori ci hanno voluto fare questo dono, sarà un'estate molto bella, i bambini si divertiranno scoprendo veramente la bellezza del Castello San Giorgio, ma anche gli argomenti saranno stupendi. Tanti laboratori didattici per scoprire l'arte, la cultura, la storia in maniera divertente e interattiva. Sì, cominciamo con la fine della scuola, saranno delle mattinate che dedichiamo ai bambini della città che passeranno al castello, però ogni museo ha creato diciamo delle proposte diverse per cui potranno scegliere le settimane in base ai loro interessi e ai loro gusti. Chiaramente è un momento dove stare insieme, dove divertirsi prima di tutto, però nel momento in cui sono tutti insieme imparano anche delle attività, seguono magari delle regole di gioco e conoscono delle cose, quindi è un insieme, un percorso didattico e ludico, anche se la parte ludica io ci tengo a dirlo, quella fondamentale, perché noi vogliamo che si divertano. Per cui dalle danze maori dell'elettrografico passeranno alla caccia ai bisonti dipinti del Neolitico e faranno tantissime attività d'arte del Camec nel parco del castello, ispirandosi a oggetti appesi in aria che si muovono, alle piante che ci sono, alla natura, e tutti i musei partecipano con un loro programma. Quindi iscrivetevi perché c'è poco tempo, bisogna farlo subito. Festa italo-tedesca, venerdì sera a Borghetto Vara si celebra il 30° anniversario del gemellaggio tra il piccolo comune della Val di Vara e Schneckenlohe in Baviera. Una festa dell'amicizia e un incontro tra culture gastronomiche che è aperta a tutta la popolazione. Interviste di Laura Ivani con le immagini di Sergio Diofili.
Questo fine settimana a Borghetto di Vara si festeggia il 30° anniversario di un gemellaggio che unisce Borghetto con un paese della Baviera. 30 anni fa è partita, diciamo, da due commercianti dei rispettivi paesi che hanno dato via questa amicizia, prima tra le corali dei due paesi e poi piano piano si è trasformata invece in un'amicizia fra famiglie che negli anni poi si è rafforzata sempre di più. Finalmente riusciamo a rincontrarci dopo 3 anni praticamente. E cosa vuol dire essere gemellati da così tanto tempo? È difficile anche spiegare a chi ne è fuori un'amicizia così forte nonostante ci vediamo una volta all'anno. Io ricordo da bambina scriversi le lettere, mandarsi le foto per raccontarsi cosa succede nella vita. È una cosa veramente particolare. Hai partecipato anche al primo gemellaggio? Sì, a 3 anni sono andata per la prima volta, infatti ho molte foto con la mia famiglia e fa strano rivedere sempre i soliti posti in età diverse, gli soliti angoli, ma 30 anni dopo. Sarà un fine settimana di festa, qual è il programma? Sì, allora i nostri gemellati arriveranno in 50 con un pullman giovedì 1 giugno e alla sera ci sarà subito un momento di festa nella nuova piazza del paese che loro vedranno per la prima volta perché dopo l'alluvione non l'avevano più rivista, diciamo, messa sistemata, messa a posto. Poi il 2 giugno sarà invece il momento proprio della festa italo-tedesca, in cui c'è anche un incontro tra le cucine dei due paesi. Infatti abbiamo prodotti che portano proprio loro dalla Baviera, Bratwurstel, Stinky, Krauti e prodotti italiani classici della nostra cucina. E poi il sabato alla sera poi ci sarà la festa, proprio la celebrazione dei 30 anni presso l'albergo al Belvedere di Borghetto di Vara, a cui poi ci sarà la cena di saluto finale, poi domenica ripartono. Loro subito dopo l'alluvione ci hanno dato un grande aiuto, ci hanno aiutato economicamente con una bella somma di denaro e questo ci ha permesso comunque di ricostruire una parte della piazza del centro storico, una parte di Largo Carlo del Vigo, e quindi che è anche dedicata proprio a loro, ecco, proprio per questo motivo. Come conoscere e accogliere le sfide di intelligenza artificiale e cyber security è il tema del webinar organizzato da Poste Italiane che si svolgerà domani in modalità online alle 17. L'evento è gratuito e mira a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità. Per partecipare è necessario andare sul sito internet di Poste Italiane nella sezione Educazione Digitale. L'Anfiteatro delle Alpi a Fossi Termi si è riempito ieri di note, vi si è svolto infatti un concerto, evento finale del progetto Note della Terra, progetto a cui hanno aderito quasi tutti gli istituti scolastici ad indirizzo musicale della provincia. Oltre 200 alunni hanno suonato insieme formando una giovane grande orchestra. Il servizio di Maria Torre. Si è svolta ieri, presso l'anfiteatro di Viale Alpi, la 6ª edizione di Note per la Terra, progetto selezionato dal Piano Triennale delle Arti, un'iniziativa in rete che coinvolge numerose scuole della città ad indirizzo musicale, tra cui il Liceo Cardarelli, il Liceo Costa ed il Conservatorio di Musica Puccini, con l'Istituto Comprensivo numero 1 Don Milani come capofila. Questo progetto si chiama Note per la Terra, è nato 6 anni fa, dalla collaborazione di alcuni docenti di musica e strumento del territorio. Alcuni qui presenti sono i cofondatori, Laria, Sandra, ma anche Gabriele Cosini, che purtroppo non è più qui con noi, ma ogni anno lo ricordiamo perché veramente è stato uno tra i quali, con i quali abbiamo lavorato e che credeva molto in questo progetto. Questo progetto è un bellissimo progetto perché ha permesso alla nostra scuola insieme a tante altre scuole del nostro territorio di poter collaborare e di fare un concerto dedicato a tutti, ai genitori, alle nostre comunità scolastiche. La possibilità che ci è data appunto di suonare insieme
ha un senso profondo, perché attraverso la musica possiamo far dialogare i nostri ragazzi e anche i nostri docenti, quindi facciamo proprio squadra tutti insieme. Un evento oggi che ha coinvolto circa 220 ragazzi, circa 50 docenti di ordini e di scuole diverse, in un evento che ha messo insieme tantissime persone che hanno fatto insieme musica e spero con gioia. Hai coinvolto quasi tutti gli indirizzi musicali della provincia, quindi le medie a indirizzo musicale e il liceo musicale, il conservatorio e il liceo classico. Un evento che viene da lontano e che merita di avere un futuro e comunque anche di essere sponsorizzato e di essere portato avanti anche con gioia dalle varie amministrazioni, dalle varie scuole, ecco, l'amministrazione anche comunale. E Gianluca Tinfena nella giornata di ieri ha conseguito la sua seconda laurea con il massimo dei voti, completando il percorso di studi per la laurea magistrale in scienze religiose. Ieri a Genova la discussione della tesi dal titolo Mettimi come sigillo sul tuo cuore, un approfondimento sul libro del Cantico dei Cantici, poema dell'amore. Relatrice della tesi la professoressa Clara Vigorito, contro relatrice la professoressa suora Antonella Ponte. A Gianluca va i nostri complimenti e le migliori congratulazioni da parte di tutta Tele Liguria Sud. E invece ci spostiamo allo sport con l'hockey su pista. Dopo la conquista del titolo nazionale Under 11, il settore giovanile del Gamma Innovation Sarzana tenta di riprendersi con lo scudetto Under 13. Il servizio è di Andrea Catalani. Il Gamma Innovation Sarzana cerca il bis già perché appena laureatesi freschissimi campioni d'Italia di categoria gli Under 11 che in Veneto nella finalissima della fase finale a Sandrigo hanno battuto il Viareggio. Ora sono nell'imminenza di partire alla volta di Follonica, stavolta quindi in Toscana, gli Under 13 che alla stessa maniera se la vedranno in pochi giorni con un'altra decina di squadre per decidere chi saranno i nuovi tricolori italiani U13. Giovedì siamo a Follonica a fare le finali nazionali scudetto. Iniziamo giovedì e fino a domenica e inizieremo contro Lodi, subito sarà una partita difficilissima, quest'anno ci hanno dato un girone molto difficile ma cercheremo di essere all'altezza, abbiamo preso subito le tre squadre venete e il Lodi e inizieremo subito con il Lodi, poi la sera faremo subito con il Trissino, il giorno dopo con il Roller Bassano per poi giocare contro il Sandrigo. Mi correggo con il Breganze e ce la metteremo tutta e speriamo di divertirci e di onorare al meglio questa società. In conclusione veniamo allo Spezia, 3.370 biglietti disponibili per il settore ospiti e un esodo che si annuncia nell'ordine di almeno 1.500 fino a 2.000 tifosi. È partita ufficialmente la vendita dei tagliandi per Roma-Spezia, gara dell'ultima giornata di campionato che tiene appese i destini dello Spezia Calcio per quanto riguarda la permanenza in Serie A. Domani, 31 maggio, la biglietteria di Viale Fieschi sotto i distinti dello stadio Alberto Picco sarà aperta in via del tutto eccezionale dalle 17 alle 20 per dare la possibilità ai tifosi aquilotti di sottoscrivere la Eagle Card necessaria per l'acquisto dei biglietti per la trasferta di Roma e per fornire ogni tipo di supporto tecnico all'acquisto. Venendo invece al campo, nuova giornata di lavoro in casa Spezia con le Aquile che nella mattina hanno continuato a preparare la sfida in trasferta contro la Roma. Seduta tecnica cominciata con un'attivazione muscolare
regolare e proseguita sul campo tra esercitazioni in possesso palla, sviluppi offensivi e partitelle a ranghi contrapposti. Per domani invece è in programma una nuova seduta mattutina. E con lo Spezia si conclude qua questa edizione del TLS Giornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet Centro Meteo per la Liguria. Una buona serata a tutti, Daniele Gallo. Continuano le infiltrazioni di aria più fresca ed instabile da nord-est su gran parte della nostra penisola. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 31 maggio. Al mattino il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso sul settore centro-occidentale con possibili rovesci. Non escludiamo anche qualche tuono. Da Genova verso Levante invece il cielo sarà poco nuvoloso. Rapido miglioramento comunque delle condizioni meteo a partire da metà mattina. Dal primo pomeriggio invece nuova attività comuniforme in aumento nell'interno, in particolare sul centro della regione, con possibili brevi temporali. In serata aumento della nuvolosità da Genova verso Ponente, con altri possibili rovesci. Più asciutto invece a Levante. Attenzione al vento, perché sarà forte da nord sul settore centro-occidentale, con raffiche fino a burrasca al mattino su Voltrese e in zona Capomele. In leggero calo durante il pomeriggio. Il mare sarà quindi stirato sotto costa, ma mosso al largo. Infine, un sguardo alle temperature: queste saranno stazionarie le minime, ma in aumento le massime. I valori minimi costieri oscilleranno tra 17 e 20 gradi, mentre quelli massimi tra 26 e 30 gradi. Se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni, potete visitare il sito centrometeoligure.com.